Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui da Mr. Watti su Retro Gamers. Non vi spaventate perché so già che magari pensereste forse che il gioco della Bella e la Bestia sul Super Nintendo sia tutto sdolcinato sulle principesse al femminile. No, assolutamente no. È un platform veramente anche difficile, tra l'altro, da fare, ma tanto sono vincolato con o level normal o hard, quindi non me ne posso scappare. Le possibilità che posso avere sono da 3 a 5, quindi proprio cattivissimo fin dall'inizio. E se vi steste chiedendo se esiste anche una versione per Mega Drive di questo gioco, sì, ma dato che il platform su Mega Drive è stato sviluppato da un'altra azienda, è completamente diverso. Quindi sarà interessante vedere le differenze di entrambi i giochi come al solito. E in più ci sarebbe anche Bells Quest, che è un altro platform che devo vedere un attimo se vale la pena appunto recuperare sempre per Mega Drive. Ma cominciamo subito e vediamo insieme perché è davvero difficile sto platform. Sostanzialmente, quindi, lo scopo del gioco è semplicemente di far innamorare Belle, e il boss finale è Gaston, prevedibile, lo sapevamo. E il problema è che il viaggio che, ecco, che ci porterà da Belle per conquistarla è molto più lungo e molto più vario, visto che è un videogioco chiaramente. Potremmo quindi attaccare, come vedete, potremmo anche ruggire, perché giustamente lo sa fare la bestia, ma a livello di gameplay non ho ancora capito cosa può fare questa cosa, che utilità ci dà ruggire, perché non fa niente, gli animali ci fai prima a graffiarli, quindi è strano. Guardate lì come si prepara, veramente cattivissimo questo platform. Ecco, devo andare piano, mi scordo sempre che devo andare piano, che sennò questo qua ci muore e almeno di sottomani sul colpo. Mi ha veramente sorpreso, anch'io non me lo sarei mai aspettato un gioco simile pensando alla Bella e alla Bestia invece. È veramente, veramente intrigante. E poi c'è, no, e poi c'è uno stronzo, però a parte lo stronzo volevo dire che Lumiere poi ci sta indicando un punto che però non potremo raggiungere, però è a destra. Ok, adesso ci sono i topi che pure reggio, prendiamoci un po' di petali che possono sempre aiutare, ecco. I soci che però sembrano un po' usciti da Lì il Vagabondo, quindi che è dalla Bella alla Bestia, però. Oh no, Covid, attenzione! Oh, cioè, che qui vi vedo e vi, aia, e vi vedo e tutto sto casino per questo pezzo di pietra, semplicemente. Quindi al volo lo prendiamo, lo trasportiamo in modo di operaio. La pausa com'è? Un po' mi spiace perché non interrompe la musica, però c'è comunque la scritta pausa, quindi non è malissimo. E lo lanciamo in centro perché giustamente se no il salto era troppo lungo. Ci sono queste animazioni che raramente ho visto in un gioco, tra l'altro. Comunque, c'è quel ragno simpatico, ma noi andiamo avanti. Eccolo, eccolo che accelera. Ma ci siamo. E in più la bestia diventa Spider-Man. Ebbene sì, si può arrampicare tranquillamente sulle pareti. Opla! Devo stare calmo perché sennò qui mi ammazzano. Perfetto. Come vedete non è assolutamente facile. Mi invito a provarlo se ci riuscite perché, come state vedendo, ricco di ostacoli. Adesso mi faccio un male. Eccolo, eccolo, eccolo. E niente, mi ha sciullato malissimo dal topo. Si ricomincia da qua. E Belle se ne scappa appena io tento di avvicinarmi, giustamente. Il segreto di questo gioco è solo di non perdere la calma, perché altrimenti si accelera e ci si fa troppi danni. Quindi non va bene. Quello è solo il trucco. Testa la tua pazienza. Devi andare piano quando giochi. E basta con sto topo. Cerchiamo anche se. Adesso muoio male per forza perché mi manca un colpo che dobbiamo fare. Eccolo! No! Il trappolozzo! Chiaramente lo spero del trappolozzo, però giustamente nell'irruenza mi sono voluto difendere dal topo a discapito di quello. Poi c'è, direi, anche un discreto gioco di luci, basato su Lumiere, che non mi aspettavo già da Super Nintendo comunque. Invece rendono l'idea, chiaramente l'illuminazione non è precisa come oggi, ma proprio un bel parallasse. No, no, però devi andare avanti nella tua vita, avanti. Opla! No! E c'è il ragno però che mi ha dovuto per forza, e vabbè. Però possiamo guardare di sotto. Capita spesso anche nel gioco di Aladdin questo movimento qua, è rimasto a quanto pare. E sono caduto, ma come potevo saperlo? Il pavimento è tutto unito, non è che mi facevi capire. Mi sembra un erroraccio questo, perché io non lo posso capire che a un certo punto vado giù. E abbiamo anche lo specchio, giustamente, che ci spoilerà semplicemente cosa abbiamo all'orizzonte, in modo tale da essere agganciati anche alla trama. Infatti vorrei anche sapere poi quando giocherò entrambe le versioni, quale preferite, o se lo sapete già, ditemelo qua sotto nei commenti, e soprattutto se lo conoscevate, sto gioco, perché io non l'avevo mai sentito. E anch'io non me lo sarei mai aspettato fatto in questo modo super difficile. Ok, devo andare lì. Oplala. Ragno in faccia? No, vero? Perfetto, perfetto. Hai un margine di fattibilità, ce l'abbiamo. Sali però, dovresti salire. Ah, aspetta.
No, pure a tempo. Non ho capito. Aspettami, aspettami. No, è un casino. No, vabbè, raga, no. No, se mi mettono il meccanismo del petrol è la fine qua. No, vabbè, niente. No, aspetta. No, è successo un po' di roba. Innanzitutto, per qualche strana ragione, non mi è carino comunque anche il finale. Comunque, non sapevo di questo meccanismo innanzitutto. Cioè, il fatto che... Ah, checkpoint, ma io ti amo, gioco, ma io ti amo tanto. Comunque dicevo, non sapevo che la rosa servisse per davvero, perché dicevo già mi tolgono energia ai nemici, ci vogliamo anche mettere la rosa, che è significativa, grazie gioco. Non ne sentivo il bisogno in realtà, comunque. E in effetti questo meccanismo che abbiamo visto del ruggito, se non te lo spiega, uno come ci arriva? Cioè ci arriva perché è bloccato, andranno tentativi, le prova tutte e quindi soffia sul fuoco in teoria, però non è che è proprio palese. Il gioco sembra amichevole se ci dà questi checkpoint comunque. Meno male. Ocio, non calo stavolta. Oppla! E comodamente andiamo ad ammazzare il nostro ragnetto. Così. Da qui, senza motivo, dobbiamo ruggire. Così sale. E niente, e il tocco me l'ha dato, va bene. Adesso qua devo precipitare male. Facciamo un ragnolo. Eh sì, l'atto volevo dire. Dai! Levati, levati, levati! Oh, mi sto contorcendo, te lo giuro. Più che premere tutti i tasti. Ecco, al volo. Piano. Piano, che qua sono stronzi. Permesso, no, lo sapevo. Non mi prenderete mai. Cheat. Eccolo. Stavolta vediamo cosa c'è al di là di questo punto maledetto. Queste sono le piattaforme che si attivano come il gioco di Aladdin, tra l'altro. E però sembra l'unica via, perché qua è tutto chiuso. Ma non ho capito. Non è che... Ma uno come fa a capire questa cosa qua? Ma scusa, io ci sono andato per esclusione, ma... No, chi? No, no, vabbè, voi i demoni della... Dai, ma cosa mi state dicendo? Dovete stare calmi però, eh. Con sto alito non andiamo bene per niente. Eh sì, a caso, spawniamo i topi! State... Dove... Io qua voglio un avvocato però, perché è così. Spara anche all'insù mentre ci siamo, certo. Perfetto, salta alla veloce e l'abbiamo finito, signori! L'abbiamo finito, signori! Chiuso il livello così, attenzione! Minchia, veramente ben fatto, tazzina, puoi dirlo forte. Minchia, che gioco che avete inventato. Ma non mi interessa dello score, posso anche aver fatto zero, guarda. No, Super Mario, no, Super Mario, no, Super Mario, non lo vogliamo. Ma che... Ma sei serio? Devi conoscere il livello 3 volte, non 2, 3. 3 volte devi conoscere il livello, non puoi. E due, e c'è, e sì. Dai. Hai finito lì? Ok, grazie. No! Ma sei un cretino, bestia! Sai, niente! Poi si fa tutti i suoi salti rallentati. Niente, è incontrollabile. No! No, no, e no! Ci siamo, oppete! Dai, dai, bestia, dai, non mollare! Non mi mollare ora! Eh sì! Eccolo là, il furbissimo. No, non posso. Eh no, eh sì, mi ha punito che volevo imbrogliare. Giustamente, non posso uscire da lì. Ok, sembrano addormentate. Ci siamo. Ci siamo, bello lì. No, io non voglio! Non voglio! No. E no, uno deve sapere il livello, non è possibile altrimenti. Però, ci dà l'opportunità. Almeno, hanno capito che effettivamente un po' meno difficile è la cosa migliore. Quindi, opla! Opla là! E, oh, no! Un attimo che deve tornare indietro, che sennò qua mi fotte come prima. Opla! E opla! E opla! Alla fine il livello, così, buttato così, raga. Alla fine, non è poi tanto difficile come sembra. Bisogna solo starci un po' dietro. Però è comunque sorprendente come difficoltà, per essere la bella e la bestia, almeno. Adesso un livello un po' più tranquillo, suppongo. Che è Castelvania? Che succede? Non ho capito. Che è successo al gioco? No, le statue maledette. Adesso devo di nuovo andare con calma. Che fanno sti livelli così diversi uno dall'altro, che in uno devi essere lento, nell'altro veloce. È strano. Ocio. Posso continuare? Gioco! Vabbè. Tiro a parabola. Ah, mi arrampico sulle tende, non avevo capito. Sì, il gargoyle. Sì. Ci ho capito che devo salire sulle tende. Veramente, veramente curioso. Non so se aggiungerlo se giochi del canale Viola, ma... È veramente interessante. Poi, vabbè, mi ha proprio rifollato le vite. E allora. È difficile, ma fino a un certo punto, sto gioco. E comunque. Però, insomma, spero che alla fine questo gioco vi sia piaciuto. Perché io l'ho trovato veramente, veramente interessante. Non mi aspettavo un gioco del genere
appunto per La Bella e la Bestia. Vi ricordo quindi come al solito nei commenti di freelance.com li avevo tutti i giochi, il mio filo attuale scrivo storie, il mio secondo canale per Massimo, il mio canale What the Fantasy, dove si scopre i vecchi dimenticati, Udemy con i miei tutorial su videogiochi e siti web, e su Spotify con i miei due libri, e sul canale Viola dove ci troviamo quasi tutti i giorni in live. E ciao Mr. Watti!